Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi miei siamo qui per fare una cosa incredibile, cioè rovinarci la vita come al solito. Andremo a vedere un video del nostro amicone Gufo Saggio in cui ci dirà 20 cose che dobbiamo smettere di fare. Probabilmente ragazzi tutte e 20 le cose io già le faccio, quindi in poche parole questo video in sintesi sicuramente mi dirà di smettere di respirare, perché secondo me anche quello per Gufo Saggio è un errore. Ma comunque fidiamoci, perché magari nessuna di queste rientra in questa compilation. Chiaramente ragazzi partecipate nei commenti e fatemi sapere quale di queste 20 cose, che immagino siano delle cattive abitudini, fate. Iniziamo, andiamo subito. Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Salve signor Gufo Saggio. Ogni giorno prendiamo innumerevoli decisioni che influenzano la nostra vita. Giusto. Da cosa mangiamo a come ci divertiamo. Giusto. Alcune di queste decisioni sono innocue, ma altre possono avere conseguenze negative sulla nostra salute e sul nostro benessere a lungo termine. Mi sembra giusto. Per esempio ragazzi, vi faccio un esempio stupidissimo. Sono le 7:53 del mattino e indovinate chi non ha dormito perché si è letteralmente drogato di Monster? Eccomi! Non fate queste cose perché durate un anno. Andiamo. Smettila di avere paura del fallimento. Bravo, bravo, questo è un bell'insegnamento. Tutti ci passiamo prima o poi. E ragazzi, questo in realtà è anche una paura che ho, ma tutti abbiamo paura, anche del fallimento a scuola. Ragazzi, bisogna sempre credere in noi stessi. Seguiamo il percorso. Ve lo sta dicendo uno che si deprime dalla mattina alla sera. Questo tradizionale, e diciamo che dobbiamo solo temere la paura stessa. Giusto. Ma quando si tratta della possibilità di fallire, la paura ci impedisce persino di provarci. Ed è vero, molti ragazzi hanno sempre paura di buttarsi per paura del giudizio. Raga, fregatevene, veramente. E quando guardiamo gli altri come modelli, eroi o celebrità e vediamo che anche loro hanno fallito, quella paura diventa ancora più paralizzante. Esatto, perché giustamente uno dice: oddio, se Xiao, che il mio idolo, fallisce, significa che anch'io fallirò. No! Perché se Xiao fallisce significa che è stupido lui. Tu continua per la tua strada e non mollare mai. Ma non deve essere così. Ad esempio i fratelli Wright inizialmente realizzarono il peggior aereo del mondo. Esatto. Ma gli hanno dato più possibilità e hanno provato ancora e ancora. Fino a quando? Raga. E guarda dove siamo adesso. Adesso voliamo. Abbiamo aeroplani che ci portano dall'altra parte del mondo. Tutto grazie a quei due che avevano fallito all'inizio. Quindi smettila di trattenerti dal fare e raggiungere qualcosa e dai. Bravo. Hai una possibilità ai tuoi sogni. A proposito di sogni, io c'ho un piccolo sogno, che è quello praticamente di realizzare una live in cui spacchetto 1 miliardo di euro di prodotti. Direte voi, in che senso Xiao? Ci avete presente Temu? Sì, l'applicazione quella che stanno utilizzando tutti su TikTok, ok? Vi ho promesso nei miei social una live in cui se utilizzate il mio codice che trovate qua, ok? Semplicemente scaricate l'app, mettete il mio codice che vi spunterà qua da qualche parte, quindi mettete in pausa il video, aprite l'applicazione, aprite la barra di ricerca, ci mettete il codice, basta, e vi loggate con il vostro account. E avete fatto. Se riusciamo ad avere tantissimi di voi che utilizzano il mio codice, faccio una live in cui spacchetto tutta la roba che compro. Continuiamo col video. Va bene, continua a provarci, continua, esatto, a migliorarti e non mollare. Bravo. E chissà dove andrai a finire. Vai, numero 19. Numero 19. Non profumate di petali di rosa. Farsi la doccia, sì. Ciò non significa che devi fare la doccia tutti i giorni. Ma cosa vuol dire? Farti i capelli con lo shampoo. Infatti, la ricerca ha dimostrato che fare troppe docce può seccare la pelle e... Hai capito? Tu che ti vanti con i tuoi amici, che stai lì a dire: no, io se non mi lavo almeno 4 volte al giorno, che proprio faccio la muta come i serpenti che mi cade la pelle, io non mi... Piano con l'acqua, perché anche quella fa male se esagerate. E causare il prurito. La tua pelle ha oli naturali che ti proteggono dai batteri, e un lavaggio eccessivo può lavare via questi oli e far, esatto, entrare batteri nocivi. Se pensi che i tuoi capelli debbano essere lavati tutte le volte che ti lavi i denti... Non so se c'è qualcuno che pensa una roba del genere, ma spero vivamente di no. Ripensaci. Troppo shampoo può seccare il cuoio capelluto. E immaginatevi io che ho i capelli rossi super mega tinti decolorati. Se io me li lavassi ogni giorno, inizierei a fare video tra un mese pelato totalmente. E non penso che sarebbe un bello spettacolo, eh. Visto che sarei praticamente così. Quindi non...
Evitiamo! Usare la rottura di capelli. Tuttavia, la frequenza con cui dovresti lavare i capelli dipende dal tipo di capelli, dalla quantità di shampoo che usi e da... Ecco, tipo quelli che per esempio prendono un metà shampoo e se lo mettono nei capelli. Guardate che se non è che se... non è che se fa più schiuma è meglio, eh! Quanto accuratamente li lavi. Bravo! Quindi, prima di saltare sotto la doccia e lavarti dalla testa ai piedi, ricorda che meno e a volte di più. Ovviamente, ragazzi, non significa che dovete arrivare a scuola che vi puzzano le ascelle come i rinoceronti, eh? Cioè... Concedi una pausa alla tua pelle e ai tuoi capelli. E... una pausa, non una settimana, una pausa. Lascia che la natura faccia il suo lavoro. Bravo. E se qualcuno si lamenta del tuo leggero odore muschiato... Vabbè, forse stiamo esagerando. Semplicemente che sei impegnato a proteggere la tua preziosa pelle e i tuoi capelli. Certo, immagina di dire una cosa del genere al tuo compagno di classe che ti dice: oh, ma cos'è, cos'è sta puzza che fai? Senti, guarda, io sono fan della natura, non ti seccare, ma... Numero 18. Vai, vediamo quest'altra cattiva abitudine. Comunque io mi lavo spesso, quindi già una l'abbiamo, eh. In realtà due, perché anche quella del fallimento. Niente è così fastidioso come qualcuno che usa la mano per starnutire e poi continua felicemente a toccare tutto ciò che lo circonda. E cosa dovrei fare, scusami? Che faccio? Cioè, se mi viene da starnutire, che faccio? Un amico davanti gli starnutisco in faccia? Meglio nella mano che nella faccia a lui! Andiamo, gente, è semplicemente disgustoso. Se sei malato... Ok, alla gufa saggio, facciamo così, incontriamoci e ti starnutisco in faccia tutte le volte che vuoi. Se vuoi il mio muco... Copri la bocca e il naso con un fazzoletto e... Ma non è che uno è malato, metti che c'è allergia, capita di uscire e non essere raffreddati e ti viene di starnutire. E gettalo via prima di lavarti le mani. Vabbè. Ma cosa succede se non hai un fazzoletto a portata di mano? Ma poi cos'è un fazzoletto? Vabbè. Usa il gomito per starnutire e Ah, così, eh? Sire. Sì, il tuo gomito. Può sembrare strano, ma in realtà è un modo molto intelligente per prevenire la diffusione dei batteri. Ok, grazie. In questo modo non devi preoccuparti di far ammalare gli altri. Ma in realtà non mi preoccupo mai, direte voi, Xiao, ma è una cosa bruttissima. Perché voi mi preoccupate? Cioè, mi state dicendo che voi uscite per strada e se vi viene da starnutire dite: oddio, no, non posso farlo, ucciderei qualcuno. Se pensi di sembrare strano mentre starnutisci nel gomito, ricorda che in realtà sembra piuttosto bello. Non è vero, sembra che stai da bando, che siamo tornati nel 2010. È come una specie di mossa ninja per sconfiggere i germi. Ma certo. Quindi proviamo tutti e seguiamo questa... Sappiamo tutti che l'esercizio fisico fa bene al nostro corpo. Fatelo sempre, io ci vado almeno 3 volte a settimana in palestra. Ma sapevi che non è saggio pompare quei muscoli prima di andare a dormire? Ma in realtà le palestre la notte sono chiuse, non so chi fa palestra prima di andare a letto, ma... Sì, hai sentito bene. È allettante lasciarsi andare sul divano dopo una lunga giornata e infatti è quello che faccio sempre, non c'ho il divano ma una bella sedia comoda. Comprate anche voi le sedie di Diablo. Non mi pagano, però magari mi mandano altre 3-4 sedie, sai. Sudare prima di addormentarsi soddisfatti. Ma sfortunatamente non è così che funzionano i nostri corpi. Ah! Fare esercizio prima di coricarsi aumenta la vigilanza e stimola il sistema nervoso. Quindi praticamente non dormi, ottimo. Rendendoti più sveglio. Può anche influenzare la crescita muscolare e farti risvegliare con ulteriore dolore. Beh, questo effettivamente non lo sapevo, però io non lo faccio. Allora quindi... vuoi dormire bene la notte? Non dormo manco se mi drogo la notte io. Mantieni almeno 90 minuti tra l'allenamento e l'ora in cui vai a letto. Grazie, mister. In questo modo il tuo corpo ha tempo di riposare e puoi sognare senza distrazioni. Sicuro, guarda, vai, numero 16. Sì, lo sappiamo. A volte vuoi solo riscaldare velocemente qualcosa nel microonde. Direi, che serve se no, scusami, a lavare i piatti? Ma tutti abbiamo vissuto la delusione. Che cos'è, raga? Di una pizza calda e ancora fredda in alcuni... Ma cos'è? Questa è una pizza? Mi dispiace per i napoletani che stanno guardando sto video. Preparti. Se ti è successo, probabilmente hai usato il microonde. Ma poi perché che scalda la pizza nel microonde? Microonde in modo errato. È tutta una questione di strategia. Cioè? Basta gettare il cibo in mezzo al piatto? Beh, no. È errato tanto quanto fare un ordine sbagliato nel tuo ristorante preferito. Ah! Il modo giusto è spingere il cibo fino ai bordi del piatto e lasciare un buco nel mezzo. In questo modo il cibo viene riscaldato uniformemente e rimane caldo. Ma non è tutto. Assicurati di coprire il cibo con un coperchio o un foglio adatto al microonde per evitare che si secchi. Con questi suggerimenti, d'ora in poi sarai in grado di riscaldare perfettamente ogni pasto nel microonde. Grazie! Numero 15. Vai! Stai pensando di abbassare la temperatura della tua doccia?
No, perché io me la faccio sempre calda. La doccia fredda non è solo una vera prova di forza di volontà. Sì, ma quella non è fredda, quella è una doccia di ghiaccio, lo stanno picchiando. E per la salute. Le docce fredde non sono solo ottime per i tuoi capelli, ma sono... Ma chi se la fa la doccia? Ma fatela tu la doccia fredda alle 8 del mattino quando ti svegli in inverno. Sono anche consigliate dagli atleti perché riducono il dolore e l'infiammazione, riducono lo stress e alleviano il dolore muscolare. Sì, e ti fanno fare anche la pipì addosso visto che sono ghiacciate. Nel momento in cui l'acqua fredda tocca la tua pelle, fornisce uno shock che stimola la circolazione sanguigna come nessun altro. Sì, o ti fa impazzire, boh. E se pensi che le docce calde siano migliori per la tua pelle, beh, ripensaci. Le docce fredde aiutano a chiudere i pori e trattenere l'umidità, rendendo... Quindi praticamente tutte le persone con la pelle perfetta si fanno le docce a meno 60 gradi, ho capito. Con la pelle più tesa... Con l'acqua dell'Antartide, proprio collegata coi tubi. Radiosa, non sembra fantastico? No, per niente, anzi aggiungerei. Numero 14. Vai. Il pane bianco non fa solo male al tuo girovita. Cos'è il pane bianco? Ma anche in molti altri modi. Tipo il pan carré, il pan bauletto? È come un pezzo di cartone ripieno di zucchero. È l'equivalente di bere un'intera bottiglia di sciroppo e poi mangiare anche il cartone. Però tutti amiamo il pane. Io amo il pane. Il pane è la cosa più buona che esiste sulla terra, raga. Io mi farei proprio sparare per il pane. Soprattutto quando è appena sfornato. Tra l'altro. Quindi, qual è l'alternativa, potresti chiedere? Non mi interessa, ma proprio se vuoi dirmelo. La risposta è semplice. Dei pezzi di merda. Pane integrale. Pane. Bello, sì, sì. Guarda, un po' pallettante. Poi integrale. Ti giuro. Guarda, non ho mangiato, non ho fatto colazione, ma c'ho l'acquolina in bocca. Oppure lievito. Che sembra letteralmente cacca di cavallo quadrata. Di addio al pane bianco. Ma neanche morto. E inizia a vivere una vita più sana mangiando pane integrale o a lievitazione naturale. Nessuno di noi lo farà, ammettetelo. Numero 13. Dai, che andiamo alla numero 13, vai. Sappiamo tutti che l'acqua potabile è essenziale per il nostro benessere. Chiaro. Ma se ti dicessimo che bere acqua nel modo sbagliato può portare a tanti tipi di problemi di salute? Tipo? Quando bevi acqua come un pellicano assetato, o addirittura bevi stando in piedi, Addirittura bevi stando in piedi? Cosa vuol dire, scusami? Perché seduto interrompi l'equilibrio dei fluidi del tuo corpo. Ciò può causare dei danni ai reni e schizzi d'acqua nell'esofago. Ho capito, ragazzi, la facciamo così. Ogni volta che siete fuori per strada, mentre correte, fate sport, quando dovete bere sedetevi a terra. Non importa che ci sia tipo, non lo so, la cacca dei cani. Voi sedetevi, che sennò avete problemi. Riscono lo sfintere. Il risultato? Artrite, ulcere e persino reflusso acido. Ho capito, cioè praticamente sto video è una fobia continua. E se ciò non bastasse, probabilmente avrei ancora sete. Quindi qua... Com'è possibile? Qual è il modo giusto di bere acqua, potresti chiederti? Sì, voglio proprio saperlo. Assicurati di bere lentamente e in modo costante e prenditi il tempo per assaporare ogni sorso. Vabbè, quello è giusto. Bere veloce fa male, ma cosa c'entra stare in piedi? Attenzione, proprietari di cani. Io non ce l'ho il cane. Smettete di lasciare che il cane vi sbavi in faccia. Ma come? Sì, può sembrare carino e amorevole. Ma lo è. Ma in realtà è piuttosto disgustoso e può... Vabbè, quello l'ho sempre pensato anch'io, infatti io amo i gatti, però alla fine a chi piacciono i cani... ...fertile per batteri e virus, e non iniziamo nemmeno con la saliva che producono, puro veleno. La madonna! Permettere al tuo cane di leccarti la faccia può causare seri problemi di salute. Buono! Eh sì, sappiamo che tutti amano il proprio cane, ma anche certo. Il loro alito può puzzare. Hai mai visto un cane che si lecca il di dietro? Sì! Non pensiamo certo che tu voglia quel sapore in bocca. Sì, effettivamente, guarda, vederla da questo modo fa un po' schifo, no? Questo è il mio numero, vediamo che succede. Numero 11. Vai. Diciamo la verità. Chi di notte non usa il proprio telefono a letto? Vabbè, questo ovviamente lo sapevo che c'era, raga. Io uso telefono, computer, iPad, tutti gli schermi possibili. Ve lo dico io, non fatelo che è sbagliato perché vi fa male alla vista e soprattutto non vi fa dormire. Ve la salto automaticamente perché è una cosa che praticamente mi dicono pure i miei nonni da quando sono nato. E mi raccomando, voi non fatelo. Vai, numero 10, vai. L'aspirina è il farmaco miracoloso che tutti conosciamo come la medicina che rende tutto migliore. Ma io non l'ho mai preso, no, forse una volta l'ho preso in vita mia, due forse. Mal di testa o mal di pancia? La maggior parte delle persone cerca un'aspirina. Ah, ma sapevi che prendere troppa aspirina può fare più male che bene?
è un medicinale, direi di sì. Cioè, è come praticamente dire che, non lo so, tipo, mangiare troppo fast food mi fa ingrassare. Ma cosa vuol dire? Facci vedere la numero 9, va. Apparentemente, sedersi sul water non è il modo migliore per liberarsi. Allora, guarda, questa era l'ultima cosa che mi immaginavo, sinceramente. Sì, hai sentito bene. E come dovrei farli, miei? È tempo di ripensare alle nostre abitudini e tornare alla nostra posizione originale accovacciata. Guarda, tutto, ma direi che evito. Quando ti accovacci, crei l'angolo perfetto. Cioè, quindi praticamente mi dovrei mettere così io nel gabinetto? E metti caso che entra mia madre? Che cosa le dico? No, mamma, me l'ha detto gufo saggio, scusami. Tua mamma che chiama i psichiatri per farti ricoverare in manicomio istantaneo. Non è un segreto che di questi tempi passiamo tutti molto tempo davanti agli schermi. Ma lo sto facendo io adesso! Anche qua mi fanno male gli occhi. Abbastanza inutile questa, secondo me, perché lo sappiamo. Numero 7. Vai con la numero 7. Dai, dacci qua. Conosciamo tutti la sensazione. L'irresistibile voglia di spremere quel gigantesco brufolo rosso. Allora, io in realtà qua ne ho uno, però raga, vi giuro che non mi spuntavano da una vita. Infatti, perché ragazzi, io faccio la skin care. Questo è un messaggio che mando a tutti i maschietti. Ragazzi, dovete smetterla di continuare a vivere di stereotipi. Se vi mettete le creme, se curate la vostra pelle, non risultate delle donne. Ok? Non vi preoccupate che siete tutti lì, no, io queste cose non le faccio perché sono un maschio alfa. Ragazzi, la pelle liscia, bellissima, senza brufoli. Non ve li schiacciate i brufoli perché poi vi rimangono le cicatrici. Su sulla nostra faccia. Ma sapevi che questo può effettivamente portare alla maledizione del faraone? Eh? Beh, non letteralmente, ovviamente, ecco. Ma ferite, infette e cicatrici antiestetiche. Capito, ragazzi? I soldi hai speso oggi? Troppi, troppissimi. Sappiamo tutti che spendere soldi per cose inutili è una grande tentazione. È vero, è vero, è vero. Soprattutto se pensiamo di potercelo permettere. Bravo, esatto, questa è una cosa vera, ragazzi. Mai spendere troppi soldi. Nel senso, se voi guadagnate 10, non spendete 100. Perché sennò quei 100, sapete dove vi fanno finire? Dove vi fanno finire? Avete presente i bei ponti? Andate a vivere lì col barile. Parliamo del cerume. Quella sostanza gialla e cerosa che può... Parte che arancione, può far impazzire alcuni di noi. Probabilmente hai usato un batuffolo di cotone per rimuoverlo. Il cotton fioc, raga, dicono che non conviene usarlo, sapevi, è vero. Ma che in realtà lo stai peggiorando. Esatto. Sì, infatti, usando un batuffolo... Perché praticamente utilizzando il cotton fioc tu lo vai semplicemente a spingere di più. Dovresti utilizzare lo spray cotone, per... Stai spingendo il cerume più in profondità nel condotto uditivo e aumentando il rischio di danni al timpano. È vero. E credici, l'ultima cosa che vuoi è che la tua canzone preferita suoni come un coro di gatti che grattano sulla porta di una stalla. E la madò! Spero tu stia seduto in modo corretto sulla sedia in questo... Guarda che gobba che c'ho! ...sto momento. Altrimenti hai appena preparato la schiena e il corpo per un futuro pieno di miseria. Sedersi è già una delle peggiori invenzioni che l'umanità abbia mai escogitato. Ah. E se lo fai male, ti stai preparando per una vita di artrite. Bella, quindi quando sarò vecchio camminerò così. Ci sta. Speroni, ossei e altra miseria. Quindi assicurati. Vai con la numero 3. Sei uno che mette sempre i pomodori in frigo? No, perché non mangio pomodori. Voi ragazzi li mangiate, io no. Allora, abbiamo qualcosa da dirti che ti farà cambiare idea. Sentiamo. Può sembrare logico conservare i pomodori in frigorifero per prolungarne la durata. Ok. Ma purtroppo è un grosso errore. Cioè? La bassa temperatura del frigo danneggia la membrana cellulare del pomodoro. Quindi praticamente poi fanno schifo. Dandone gusto e consistenza. Bah. Invece di succoso e saporito, ottieni qualcosa di pastoso con il sapore di niente. Non è vero. È più probabile che tu ti faccia un nemico che un amico con un pomodoro nel frigorifero. Ma sul serio? Quindi è il momento di liberarli dalla loro fredda prigionia e te... Quindi mai mettere frutta e ste robe qua in frigo? Incrociare le gambe. Madonna, oh, ma tutta qua con me ce l'ha. In realtà non ti fa bene come pensavi. C'ho le gambe incrociate adesso. È comodo. Sì, sembra elegante. Ma in realtà può portare ad un aumento della pressione sanguigna. Madonna, ma tutte le cose porta dalla morte. Andiamo alla numero 1. La data di scadenza è il misterioso codice che ci dice quando gettare nella spazzatura i nostri cibi preferiti. È vero. Ma è davvero così in bianco e nero? Credo di sì. La risposta è un po' come una relazione su Facebook. Cioè? Complicata. Ah. Alcuni alimenti possono durare per anni, mentre altri si deteriorano in un batter d'occhio. Per esempio la carne, esatto. Quindi sì, la data di scadenza a volte è una bugia. Però no,
Questo non significa che puoi mangiare quella tavoletta di cioccolato vecchia di 5 anni senza conseguenze. Sì, anche perché, boh. Anche se, chi lo sa, forse ha un sapore migliore. Non credo, io prova la tua, guarda. Come un vino d'annata. Sì, sì. Le verdure e la frutta in scatola sono tanto buone quanto immortali, se la lattina non è stata danneggiata. Ma gli alimenti confezionati come pasta e cereali scadono subito. Sono ancora commestibili molto tempo dopo la loro... Ah, veramente? ...prodata. Ma perdono gradualmente gusto o consistenza. Ah! E quando si tratta di prodotti freschi, la data di scadenza può riferirsi a quando il cibo viene ovviamente consumato al meglio in termini di qualità, ma non di sicurezza. Quindi segui il tuo naso, fidati del tuo buon senso, e se qualcosa sembra o ha un odore sospetto, buttalo via. Va bene! Credo nessuna, perché comunque sono la persona più pigra sulla terra, quindi ragazzi l'unica cosa che posso fare è invitarvi a lasciare mi piace, a supportare questi video e vi mando un grandissimo bacino. Ci vediamo alla prossima, fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi sapere quale di queste cattive abitudini ci avete come me, io praticamente tutte. Vi saluto, ciao!